Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 27esima e quart'ultima giornata di Serie A della Lega Calcio A8, quella in cui i padroni di casa in maglia amaranto delle Real Granella vogliono tenere accesa la fiammella della speranza di rimanere nella massima serie e giocarsi i play-out. Dopo aver agganciato il De Angelis sbattuto nello scorso turno al Garbaglia per 4-2, Bacci Immobiliare invece deve dimenticare in fretta la sconfitta più pesante della sua storia, lo 0-8 servito in casa dal Cotton Club. Entrambe le squadre appartengono alla parte bassa della classifica, ma hanno tanti campioni in campo e ci faranno divertire. Avvio di gara abbastanza in sordina per quanto riguarda le due squadre, poche occasioni. Prova a smentirci Marino che tira e sfiora l'incrocio. Quel calcio d'angolo si sono allungate, allora c'è spazio per Zaccagnini che offende fino al vertice dell'area, serve poi al limite in qualche modo la parata, ma non basta, arriva dal secondo palo proprio lui, Greco, e il gol dell'1-0 delle Real Granella. Sarà ben destreggiato Jem Asmer con un pizzico di fortuna, in vantaggio il Real Granella. Trie ha anche grande abilità nelle conclusioni dalla distanza, per ora forse stanno un po' mancando i suoi, che entrano comunque bene in area. Un gol da bomber vero, quello di Marco Ponziani, riceve palla da fallo laterale, si gira in un fazzoletto sotto la traversa, 1-1 in questa azione. Allora tra macere, Marino, controllo a seguire ottimo, destro contrato, ma che passa lo stesso e beffa Jem Asmer, il gol del nuovo vantaggio del Real Granella, lo segna l'uomo più in forma della squadra, Marino, 2-1. Con la sfera, Marino, ciocca, rivince un altro contrasto importante, Ponziani, un grande stop, poi la lavora la grande in area di rigore e si salvano in due quelli del Real Granella. Non sono da meno i difensori delle Real Granella, che qui infatti spazzano bene, bravi ancora nel gioco aereo. C'è un tiro poi e di fronte alla porta. L'istinto del bomber non tradisce nemmeno in questo caso. È il 2-2 di Bacci Immobiliare, è la doppietta di Marco Ponziani. Bacci, occhio qui, la palla è giocata a destra su Zaccagnini, che rientra ritagliandosi lo spazio e fa un gran gol. Zaccagnini, a coronamento di un ottimo primo tempo qui sulla fascia, segna col piede debole ma vale comunque il 3-2 del Real Granella. Linea di metà campo, vede a sinistra arrivare Placido e lo serve. Placido da Andrea Tombesi che calcia Rau a due mani stavolta. Tornate a Bacci, la coppia, Giannini perde palla, occhio a Greco, protesta Bacci Immobiliare, ma Greco si presenta al limite e sfiora il palo. Si fa incontro Marino, liberando dietro il movimento di un compagno, poi la semi rovesciata che Masmer è molto bravo stavolta. Poi rilancio lungo da quest'altra parte, Rau di testa, forse fallo laterale, sì è così. L'attacco di Bacci Immobiliare che ha messo le tende nella metà campo avversaria nella ripresa e trova il gol del pari, ancora lui, ancora Marco Ponziani, stavolta stop e rovesciata, sempre in un fazzoletto, sempre lui, 3-3. E ora col passare dei minuti anche più pratica per quanto riguarda i propri colori, è proprio Giannini a far salire Tombisi, il rasoterra, Rau e sulla ribattuta arriva stavolta Daniele Placido, 4-3, Bacci Immobiliare. Placido ha trovato il gol che per ora decide la gara, anche se gli altri tre li aveva segnati questo qui, Ponziani, buona parata di Rau ancora su di lui. Punizione Bacci, Giannini secco, deviazione che spiazza Rau, il gol del 3-5 di Bacci Immobiliare. Ci aveva provato comunque il portiere delle Real Granella, ma da terra non poteva fare di più. Lancio ben pilotato, sulla destra sale ancora Zaccagnini che calcia, che gran parata però di Jem Asmer in questo caso. Triplice fischio del direttore di gara, tre punti fondamentali presi nella vecchia tana del Ciriaci per quanto riguarda Bacci Immobiliare in casa di una Real Granella che le ha provate tutte nel primo tempo ma che è stato duramente punito nella ripresa dagli avversari.